I tuoi crediti FIFA al prezzo più basso e al tempo più veloce solo su EasyVault. Passa in descrizione. Ci siamo. Philippe Coutinho sta per diventare ufficialmente un calciatore del Barcellona. Così, inaspettato, una bomba di mercato clamorosa. Si parla di un'operazione da più di 80 milioni di euro solamente per il costo del cartellino, senza considerare l'ingaggio. E questo potrebbe spostare definitivamente Paulo Dybala dalla Juventus. Ne parliamo immediatamente, ma subito devo farvi vedere una cosa. Oggi però, prima di iniziare il video, voglio parlarvi di un'applicazione, come state vedendo, eccezionale, dalla quale prendo molte notizie per i miei video. OneFootball è una nostra vecchia conoscenza e qui sotto in descrizione troverete tutti i link per scaricarla gratuitamente su iOS e Android. OneFootball è il top perché è sempre aggiornata con le notizie sulla vostra squadra del cuore. Come potete vedere, in questo caso c'è la Juventus, essendo io malatissimo dei bianconeri. Tutte le notizie sulle ultime partite, come l'amichevole persa contro il Barcellona, ancora una volta, dopo la finale di Champions. Statistiche aggiornate sui calciatori e su tutto quello che riguarda la partita. Le formazioni titolari, le sostituzioni, ogni minimo dettaglio. Per non parlare della velocità con la quale vengono gestite le notizie, ecco tutti gli ultimi aggiornamenti. Potete leggere gli articoli, potete scrivere dei commenti e confrontarvi con altri utenti. Per dire, Bernardeschi merita la maglia numero 10 della Juventus? Assolutamente sì. Tutte le competizioni che la vostra squadra gioca sono presenti nell'applicazione. E ovviamente non solo la vostra squadra, ma tutto il panorama calcistico mondiale. Che cosa state aspettando? Andate subito in descrizione dove verrete reindirizzati al vostro store. Scaricate OneFootball sui vostri smartphone. Chi ha OneFootball si vede ed è sempre super aggiornato su quello che riguarda il calcio. E tu che fai? Vuoi rimanere un buffo qualsiasi? Non credo proprio. Avanti, scarica OneFootball. Dicevo, sono un po' preoccupato per Dybala, ma questo lo avrete capito dato che è già il terzo video in cui faccio questa postilla, perché probabilmente per la Juve avrebbe anche senso vendere e cedere Paulo Dybala già in questa sessione di mercato, perché la Juventus può giocare con il 4-2-3-1 indistintamente o con il 4-3-3. E diciamo che Paolo nel 4-3-3, almeno per quanto mi riguarda, no, non dovrebbe creare problemi. Potrebbe benissimo fare l'esterno perché le caratteristiche ce le ha tutte. Basti pensare che un signorino di nome Lionel Messi è stato spodestato dal ruolo di centravanti, di falso 9, per far spazio a Luis Suarez e continua comunque a fare tantissimi gol anche sull'esterno di destra. Ovviamente con calma, non sto facendo un paragone Messi-Dybala, sto solamente dicendo che un giocatore tecnico con il baricentro basso, con le sue caratteristiche, mancino, potrebbe benissimo giocare sull'esterno di destra per far valere il suo piede forte e non credo che verrebbe penalizzato troppo e anzi potrebbe quasi giovarne. Ovviamente dietro la punta in questo momento è il modo migliore per far rendere al meglio Dybala e quindi difficilmente verrebbe spostato da lì. Però potrebbe anche succedere perché se la Juventus dovesse decidere di cedere Dybala per tantissimi soldini, potrebbe poi reinvestirli effettivamente in un centrocampista migliore dei vari Matic, Kan, Matuidi e tutti gli altri che si leggono sul mercato in questo momento. Potrebbe anche succedere. Come potrebbe anche succedere di continuare benissimo a giocare con questo modulo. Intanto si dice che Coutinho al Barcellona non sia andato per sostituire Neymar, bensì per farlo rimanere. Adesso questa cosa un po' è contorta, perché Coutinho è stato molto vicino anche lui al PSG, perché Neymar avrebbe detto al PSG: va bene, io vengo, ma voi tesserete Dani Alves, che la Juventus ha prontamente svincolato e adesso è a Parigi, e appunto Philippe Coutinho. Non so perché, non so quale strano grado di affetto ci possa essere tra i due, compagni nazionale, ma al più di quello non mi viene in mente nient'altro, e quindi adesso inizierà a piovere, verrà un diluvio, però è strano pensare che il Barcellona possa spendere 80 milioni di euro per comprare un giocatore per far restare Neymar che gioca nello stesso ruolo di Neymar, e quindi avrebbe quasi più senso dire: va bene, accetto la super offerta del PSG di oltre 200 milioni di euro e mi rifaccio la squadra con Coutinho e Dybala, che non sono forti come Neymar ma sono due al posto di uno, quindi la totalità di quell'operazione dei 200 milioni di Neymar viene reinvestita in due calciatori con le caratteristiche tecniche simili a quelle di Orei e ottengo due giocatori al prezzo di uno. Questo avrebbe senso, non tanto il va bene, allora Neymar tu rimani ma ti compro un giocatore che gioca nel tuo stesso ruolo, che andrà a fare la panchina e che pago tantissimo, anche perché Coutinho andrà a prendere un ingaggio da top a Barcellona e probabilmente andrà a fare la panchina, a meno che il Barcellona di Valverde non decida davvero di giocare e speculare la Juve, quindi con il 4-2-3-1. Credo che in questo momento sia difficile una cessione di Dybala,
quasi è difficile, allora mi viene a dire anche quella di Neymar, dato che se davvero dovesse confermarsi indiscrezione Coutinho a Barcellona per far rimanere il brasiliano, si chiuderebbe qualsiasi porta per Dybala al Barcellona, almeno che non venga ceduto Messi, ma qua stiamo iniziando a parlare veramente di fantamercato e non di logica. Però sappiamo che il mercato è bello anche per questo, può succedere qualsiasi cosa. Sicuramente io un po' preoccupato per la partenza di Dybala lo sono, visto e considerato che la Juve sta investendo tanto in giocatori con le caratteristiche tecniche simili, ma insomma siamo al 26 di agosto, manca ancora più di un mese alla chiusura del calciomercato e le sorprese sono dietro l'angolo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e lasciate tantissimi mi piace. Ma soprattutto dimenticavo la cosa più importante, perché noi Brilles adesso siamo collaboratori di Red Bull e quindi se andate sul profilo Instagram ufficiale di Red Bull Italia, vi lascio qui sotto il link per accedere e il link al sito di Red Bull, troverete le nostre storie. Cioè, è incredibile pensare che io, Luca Toselli, un ragazzo qualsiasi comunissimo, è sul profilo Instagram e sul sito di Red Bull Italia, veramente qualcosa di pazzesco. Passate qui sotto e controllate.